Per amare una persona bisogna accostarla, diceva Madre Teresa di Calcutta. E questa frase mi è venuta in mente dopo che Ettore ci ha scritto e mi ha chiesto appunto come faccio ad amare chi non conosco. E l'amore di Dio è uno dei tratti dell'amore di Dio che abbiamo visto dalla puntata di ieri. Amare per primo e amare tutti. E per amare le persone, quando io non le conosco, le devo accostare. Per esempio, abbiamo mai accostato una persona, un emigrato, per capire e conoscere la sua storia? Abbiamo mai accostato un povero che semmai tutti i giorni incontriamo sulla nostra strada? O un ragazzo disorientato? O un anziano? È chiaro che non posso amarli se non li accosto, se non li incontro, così come Dio fa con ciascuno di noi. Dio ci accosta. Dio fa per ciascuno di noi dei passi, Lui li fa verso di me. E poi, per amare tutti, per noi cristiani, vi è una medicina. Una medicina che Chiara Lubich così prescriveva, tra virgolette, nei suoi scritti spirituali. Come basta un'ostia santa, dei miliardi d'ostie sulla terra, per cibarsi di Dio, basta un fratello, quello che la volontà di Dio ci pone accanto, per comunicarci con l'umanità, che è Gesù mistico. Per comunicarci questa, ecco, un fratello ci dice che Lui è Cristo, che Lui è un Cristo sulla terra. E quindi ogni prossimo, ogni fratello, ogni sorella mi dà l'occasione di incontrare Gesù. Di incontrare Gesù. Amare per primi, amare tutti. E il terzo, diciamo, carattere distintivo dell'amore cristiano, cioè dell'amore di Gesù, sapete qual è? E qui le cose si complicano un poco. Ma questo è il Vangelo. È amare i nemici. Amare i nemici. È quello che più di ogni altro tratto distintivo, appunto, ci distingue nell'amore cristiano. Quando io vedo che una persona ama i nemici, io posso dire, quello è un uomo di Dio, quello è un discepolo di Gesù Cristo. Noi ci vediamo domani, sempre da San Severo, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!